Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. AliExpress mi ha inviato in test queste forbici da potatura. Adesso ve ne parlo, vi spiego esattamente come funzionano, le caratteristiche principali, è molto interessante. Ha qualche funzionalità che ho apprezzato veramente molto e ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, prima cominciamo con i dettagli tecnici. Peso, non è una piuma, solo le forbici pesano 750 grammi. Con la batteria arriviamo a 1,250 kg, quindi non è proprio un peso piuma, come vi dicevo, però è molto maneggevole grazie anche alle impugnature in gomma. Quindi una volta che le abbiamo impugnate, queste non si muovono più. La batteria è da 21 volt per 12.000 mAh, quindi è una buona batteria, ha una grande autonomia, ovviamente a seconda del tipo di utilizzo che ne facciamo, e in dotazione in questo caso ne abbiamo due. Ora vediamo subito cosa c'è dentro questa confezione, perché ci sono tre tipi diversi di acquisto. Si può acquistare soltanto il corpo della forbice senza batteria. Si può acquistare le forbici, una batteria e il suo caricabatteria e, come in questo caso, che è la versione più completa, forbice, due batterie, caricabatterie. In dotazione vi sono sempre una brugola e una chiave esagonale per poter fare manutenzione, quindi per poter smontare la lama. Qui abbiamo il fermo, ecco qui. Vi sono le istruzioni in inglese, solo in inglese, però non sono difficili. È sul sito dello shop che me l'ho inviato. Poi vi faccio vedere che hanno un bellissimo video illustrativo dove si vedono tutte le dotazioni tecniche e le possibilità di settaggio, ma questo lo vediamo anche noi insieme. Prima di dirvi esattamente come funziona questo display a LED, vi parlo soltanto un attimo della batteria e del caricabatterie. Allora, non abbiamo una slitta in cui infilare la batteria, abbiamo semplicemente un caricabatterie con un jack che si infila qui. Niente di più semplice. Quando la batteria è scarica e quindi c'è la fase di carica in corso, si accende il LED rosso. Quando la batteria è carica, si accende il LED verde, quindi a quel punto abbiamo finito di caricare la batteria. Io ho provato con la batteria nuova appena arrivata, l'ho caricato in 20 minuti, mezz'ora, ma avevo del residuo di carica. Sono batterie a litio e, come vi dicevo, hanno una buona riserva di potenza. Ritorniamo un po' al corpo macchina e alle sue funzionalità principali, quello che mi è piaciuto veramente molto di questo attrezzino qua. Allora, pulsante di accensione. Si tiene premuto qualche secondo, beep, e lui accende. Vi metto così perché forse non lo vedete. Comunque accende il LED verde di accensione. Doppio clic sul grilletto, sblocchiamo la sicura. Altro clic, la forbice è pronta a lavorare. La vedete sporca perché l'ho già utilizzata un po', per farvi poi vedere esattamente come funziona, per parlarvi delle sue funzionalità. In questo momento noi abbiamo, spero che li possiate vedere, 4 LED accesi su 4 che indicano la massima estensione di apertura delle forbici, che in questo caso è di 30 mm. Mi sono preso un po' di appunti perché i dati sono molti. Ecco, avete sentito un doppio beep? Non l'abbiamo utilizzata per qualche secondo, lei è andata in stand-by, quindi se io premo non succede nulla. Per rimetterla in funzione, doppio clic, lei parte e a questo momento dopo vi parlo della modalità di taglio. Quindi, ricapitolando, 4 LED accesi, massima estensione di taglio a 30 mm. Ora, se abbiamo un ramo più piccolo da tagliare, non ci serve tutta questa escursione, possiamo regolare il taglio da 10, 15, 20 e 30 mm. I 30 l'abbiamo appena visto. Per abbassare la capacità di taglio, clicchiamo una volta. A questo punto abbiamo soltanto un LED acceso. Questo indica che noi possiamo tagliare a 10 mm. Dopo aver premuto il grilletto, la lama si posiziona alla misura giusta. Quindi noi abbiamo un taglio veramente molto veloce. Se clicchiamo ancora una volta, abbiamo due LED accesi. La lama si è posizionata a 15 mm. Ovviamente, se clicco ancora una volta, tre LED accesi. Si è aperta un po' di più, siamo a 20 mm. E se clicco ancora una volta, siamo a 4 LED, che è la situazione in cui ci siamo trovati all'accensione delle forbici. Ecco qua. Il taglio poi è, vedete, è progressivo. Io posso interrompere la corsa in qualunque momento. Se gli do l'input, lui non mi fa tutta la corsa in automatico. Io interrompo la corsa della lama semplicemente interrompendo la corsa del grilletto, quindi sono collegati in modo simultaneo. Grilletto e lama. Ho portato un po' di rami per non spostarmi io sugli alberi, altrimenti non avremmo visto un granché. Ho portato io un po' di rami qui,
di varie fogge e di varie dimensioni. Ok, iniziamo con un diametro molto piccolo, giusto per vedere la velocità di lavorazione, di taglio delle forbici. Partiamo con un diametro di 16 mm, forbici con 4 LED accesi, massima estensione, regoliamo, mettiamo l'estensione più piccola, ecco qua, forse questa è troppo piccola, alziamo di una, ecco qua, ecco qui, alziamo ancora di una, ecco qua, questa è quella giusta. Questo è un legno secco, ragazzi, questo fa ridere. Ho qui un alloro tagliato da poco, da 20 mm. Questo è già un bel legno, da tagliare. Si sta seccando, l'ho tagliato dall'albero un 20 giorni fa, quindi comincia a seccarsi. Non perde un colpo. Ho qui un ramo di ulivo che ho tagliato un paio di mesi fa, è già secco, questo è duro. Partiamo dal più piccolo, 20 mm. Saliamo un po', qui probabilmente faremo qualche taglio in più, 23,6, quasi 24 mm. Alziamo di 1. Massima estensione, qui ce la facciamo col doppio taglio, ecco qua, è un legno duro, questo. L'ultimo test che voglio fare, scusate se torno un attimo a ritroso come diametro, è soltanto per vedere la velocità di esecuzione del lavoro su un diametro da 18,6, 18,5, questo è un ulivo ed è il classico rametto d'ulivo da tagliare. Posizione 3, si lavora veramente molto bene. Attenzione sempre alle dita, mi raccomando. Questo è leggermente più piccolo, 15. Se mi abbasso di 1, vediamo se ci stiamo. Voi immaginate la velocità di lavoro sotto una pianta con questo sistema qua. Ecco qui. Questo è un alloro, è un 26 mm ed è secco, 26,2. Quindi qui so già che saliamo di diametro, 28,5, e onestamente per la durezza del legno siamo fuori scala su queste forbici qui, però voglio provarci lo stesso, ci vorranno 3-4 tagli. Ovviamente qui siamo al limite. Qui abbiamo un diametro di 29 mm e questo è un legno duro. Tre tagli e abbiamo tagliato il nostro ramo da quasi 30 mm. L'ultimo test che voglio fare, poi mi fermo perché tanto è inutile. Qui siamo fuori scala, 35 mm. Le forbici non possono prendere il legno. È un legno abbastanza morbido, è verde ancora, però è grosso. Vediamo cosa riusciamo a fare. 2 tagli sul legno verde da 35 mm. Quindi tiriamo un attimo le somme. Le forbici hanno potenza da vendere. Ovviamente la differenza la fa il diametro del legno e lo stato del legno. Se è secco, ovviamente arriva fin dove arriva, quindi a 25-26 mm ci fermiamo, cominciamo a fare i doppi tagli. Se è verde, anche oltre 30, arriviamo a 35 mm, avete visto, con il doppio taglio, senza grossi problemi. Quindi vi dovete regolare un attimino con quello che dovete fare. Ora, in realtà, io parlo di potatura dell'ulivo, ma quando mai utilizziamo le forbici per 35 mm di legno? Io non l'ho mai fatto, insomma. Ci sono altri strumenti, ci sono, se volete, le stesse forbici però con la catena, o ci sono le piccole motoseghe da potatura, o ci sono le cesoie, quelle manuali. Quindi su quel tipo di legno lì, forbici da potatura sono al limite, ma tutte, non solo queste. Se invece cominciamo ad avere, come vi dicevo, rami da 20 mm, 21 mm, e allora andiamo veramente alla grande.
nessun problema. Durata batteria, dipende tutto dall'uso che se ne fa, è ovvio, no? Allora, io l'ho utilizzata per una mezza giornata, dopo che l'ho caricata, ci ho giocato un po' una mezza giornata e, dico la verità, ho provato a ricaricarla ieri sera e si è caricata in 15-20 minuti, segno che la batteria era quasi ancora piena. Ho fatto un po' di test, l'ho provata e stamattina sono arrivato qui con la batteria carica. Ora vediamo un attimino il costo di questo attrezzino qua. Allora, ci sono, come vi dicevo all'inizio del video, tre tipi di configurazioni, tre tipi di prezzi. Senza batteria, con una batteria siamo intorno ai 75 euro, con due batterie e ovviamente col caricabatterie siamo intorno a 83 euro spedito a casa in circa 30-35 giorni. I tempi di spedizione su AliExpress, soprattutto in questo periodo, si sono allungati notevolmente. Sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono a livello internazionale per le spedizioni, soprattutto se arriva dalla Cina. Se poi c'è l'offerta sul sito che arriva da un paese europeo, anche dell'est, i tempi ovviamente si accorciano. Io questo l'ho ricevuto in 7 giorni, mi è arrivato dall'est Europa. Dipende un attimino in quel momento il produttore o il rivenditore che tipo di offerta e su quale mercato può lavorare. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa, non ci sono link affiliati, quindi quello che vi ho detto lo pagate. Se al momento della messa in onda di questo video il produttore deciderà di darci un coupon sconto, ve lo scrivo qui nelle note e nell'info box, ed è solo per voi lo sconto, io ovviamente non ci guadagno nulla e spero che ci dia un po' di sconto per farvi risparmiare qualche soldo. Tiriamo adesso le somme. Per 80 euro onestamente io ve la consiglio, perché è fatta di una buona plastica, ha un'impugnatura ergonomica, due batterie di lunga durata e una buona potenza di taglio. Quello che mi è piaciuto molto, come vi dicevo, è la selezione qui su display di quattro tipi di taglio diversi, cosa che non ho visto moltissimo in giro, se non su forbici di questa categoria qui. Se non avete grosse esigenze potete prendere anche soltanto quella con una batteria, ma io vi dico la verità, per 10 euro di differenza prendetene due, almeno ne avete sempre una carica e siete pronti a lavorare. Le batterie si trovano tranquillamente su AliExpress, basta mettere la sigla. Io ho guardato, costano intorno 15-20 euro e ve le spediscono a casa. E chiudo il video ringraziando il produttore per avermelo mandato in test. La chiudo perché ecco qua. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se dovete acquistare una forbice da potatura di questa categoria, questa è una buona scelta. C'è da aspettare un po', questo lo sappiamo, ma su tutti i prodotti che arrivano dall'Oriente purtroppo è così. Se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se vi volete iscrivere al canale e attivare la campanella, vi arriveranno le notifiche degli altri miei video. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo la settimana prossima.